Altra pedina importante per lo scacchiere della pallacanestro del coach Ugo Dugarello. Arriva dall'Oleggio Basket la guardia Filippo Testa, classe 1997. Inizia la sua carriera sin da piccolo con la società della sua casa natale a Venegono Inferiore. Dopo qualche anno approda alla pallacanestro Varese, disputando prima il campionato del minibasket e poi quello delle giovanili, arrivando a sfiorare la vittoria in Eurocup con la squadra lombarda. Nella stagione 2014-2015 rimane in Lombardia e va a giocare con la Gazzada in C, con una media importante di 7,1 punti a partita. Conquista i playoff con i suoi compagni ed escono solo in semifinale contro Iseo. Nello scorso anno con l'Oleggio Basket realizza una media di 9 punti a partita con 4 rimbalzi. Un rinforzo di qualità e di grande potenzialità per il general manager Nicola Basciano, che ha dichiarato come la società adesso si concentri solo sugli acquisti americani. Il giocatore è pronto per la nuova sfida e si è augurato di dare il meglio di se stesso e vuole ripagare la fiducia che gli ha dato la società. Ma ritorniamo alla conferenza stampa di venerdì pomeriggio e conosciamo da vicino il nuovo preparatore atletico Giacomo Sorrentino. Sono molto contento, è una città che sa di basket con tanta tradizione. Sono stato a Palazzetto in questi 2 giorni per prendere confidenza con l'ambiente, con la palestra, con Ugo, con Daniele e con tutto lo staff. Stiamo costruendo tutto, sono molto contento e non vedo l'ora di partire. Io sono stato 3 anni a Siena, dove ho cominciato nella 2 femminile, ho fatto la serie B maschile col Costone, che è la solita società sia femminile che maschile. Poi mi sono spostato a Livorno con Massimo Faraoni, dove ho fatto 3 anni al Don Bosco, dove tra l'altro Daniele ha fatto la storia, e lì per me è stata la più grande formazione, perché con Fara e con l'ambiente del Don Bosco mi ha dato tantissimo. Poi sono tornato a Siena e ho fatto un anno la 2 con la Menzana e col settore giovanile. Abbiamo fatto 3 finali nazionali e ci siamo salvati a metà classifica con la 2. E cosa mi aspetto? Mi aspetto di portare quelle che sono le mie idee, cercare di dare il massimo della professionalità a quello che faccio, che ritengo, che la pallacanestro è un gioco. Ma dietro ci girano tantissimi interessi e tantissime realtà, quindi è bene fare le cose con serietà e puntare alla prevenzione, al lavoro fisico, ormai nel basket è troppo importante.